Tra coloro che l'hanno posseduta c'è anche Lorenzo il Magnifico e certo questa stupenda testa di cavallo in bronzo, conosciuta come Medici Riccardi per essere stata a lungo in quel palazzo conservata, è degna di una collezione importante. Ben poco si sa sulla sua provenienza e sulle circostanze del suo ritrovamento. Si ipotizza che sia stata parte di una scultura equestre a grandezza naturale. Di certo si vede nei dettagli la grande qualità artistica di chi la realizzò. L'opera, che dal 1881 è al Museo Archeologico di Firenze, è ora in corso di restauro. Un lavoro finanziato con 20.000 euro dalla Fondazione Friends of Florence. Il primo problema da risolvere è la ripulitura. Purtroppo abbiamo tutta una serie di sostanze che ricoprono la vera superficie e quindi man mano le rimuoviamo non sappiamo bene cosa ci spetta. Però possiamo trovare appunto dei bellissimi frammenti di oratura e delle bellissime lavorazioni originali molto probabilmente. Che è molto importante anche ai fini di una datazione dell'opera che sappiamo ora essere databile intorno alla metà del IV secolo a.C. Quindi si tratta molto probabilmente di un originale greco. Il lavoro a cantiere aperto, cioè visibile al pubblico durante gli orari di apertura del museo, terminerà l'8 marzo, data in cui la scultura sarà esposta a Palazzo Strozzi, per poi volare negli Stati Uniti, prima al J. Paul Getty Museum di Los Angeles e poi alla National Gallery of Art di Washington.